Presentami due bomber del freestyle. Bomberissimi, rieccoci qua al campo dei due bomber dopo il grandissimo successo del ricreiamo il gol dei grandissimi campioni. Ritorniamo con Mbappé. Ma perché Mbappé. Mi raccomando ragazzi, raggiungiamo subito i 10.000 like come lo scorso video e andate subito a commentare il prossimo grandissimo campione da ricreare, appunto, i suoi gol. Ovviamente abbiamo come sempre un ospite eccezionale, ovvero il nostro Ninja. Sì, che tanto ospite non è, perché tanto oramai sei famoso già. E mi raccomando Bombers, YouTube, like, commento e andiamo al video perché sarà un episodio spettacolare. Come on! Ci siamo Bombers e qui ci ritroviamo nella finale mondiale 2018 Francia-Croazia. E qua Kylian Mbappé segna uno dei gol più belli, tra virgolette, della finale. Ovvero prende palla dopo aver ricevuto un passaggio al suo compagno, la stoppa, porta sul suo piede forte e tira una sciabolata morbida tesa sul palo opposto del portiere, incrociando il gol. Tanta roba ragazzi, chapeau. Always feels good. 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 Quante stelle gli possiamo dare, Dico? Un 3,75 come difficoltà. Ah, io do un bel 4 stelle, perché comunque è sempre difficile incrociare con un portiere ben posizionato. Quindi una media Bombers del 3,75. Se vogliamo essere pignoli, 3,90. 3,87 periodico. E voi Bombers, commentatelo qua sotto. Primo gol, quante stelle non si sa. E qui Bombers, Kylian Mbappé usa la sua tecnica da rapace in area di rigore. Dopo una respinta di uno dei difensori del Metz, arriva lui direttamente sul secondo palo e lì il portiere non può farci veramente nulla. Beh, che dire Bombers, andiamo a vederla. Tantissimi gol che ha fatto Kylian Mbappé, ma voto Dig? 4 stelle per questo gol. Io invece darei un 4,5 perché è molto rapido, difesa schierata con il centrocampo. Commentate qua sotto Bombers, la media è un 4,25. Sì, 4,25. Commentate. E qua Mbappé si inizia a vedere la tecnica calcistica, un gesto tecnico fenomenale. Ci ritroviamo a Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, passaggio filtrante con stop di petto, cross a scavalcare la difesa, Mbappé rapace. Prende, tira e incrocia direttamente sotto al 7. Difficile da imitare, ma andiamo a vedere la clip. Tecnica calcistica qua ragazzi, Dig, un voto? 4,5 è difficile. Per me 5, perché comunque disegnare 4 vettori è tanta roba. 4,75 Bombers, commentate qua sotto. Un altro gol difficile da imitare, non è nient'altro che Kylian Mbappé contro il Lille. Poche parole, salta la palla, proprio nel vero senso della parola, per coordinarsi per un tiro a giro sul secondo palo. E anche qua il portiere si trova spiazzato, perché comunque rapidità e tecnica di Kylian Mbappé coglie impreparata la difesa e il portiere stesso. Ma andiamo a vedere. Kylian Mbappé, rapace del Paris Saint-Germain, questo gol, valutazione? 5 stelle Bombers, perché è stato veramente molto bello realizzarlo, ma anche molto difficile. 5 stelle. 5 stelle pure per me e secondo me per i fan 4 stelle e mezzo. Garantito al melone. Commentate qua sotto Bombers.
Kylian Mbappé si ritrova nel mezzo dell'area di rigore e riceve un cross sulla fascia. Si coordina con la sua mezza sforbiciata stando fermo. Chissà, è gol o non è gol? Commentate qua sotto, ma andiamo a vedere la clip. Siamo giunti alla fine di questo video, tanta roba ragazzi, Kylian Mbappé. 10.000 mi piace Bomber per vedere il prossimo video, ma valutazione del ninja. Primo gol. 3 stelle e mezzo. Secondo. 3 stelle e mezzo. Terzo. 4 stelle. Quarto. 4 stelle e mezzo. Quinto. Non dirlo. Dillo. 5 stelle. Ah, ma sarà gol o no gol? Avremo segnato o no? Scrivetelo qua sotto Bombers nei commenti e qua sotto iscrivetevi al canale e a destra altri due video. Insomma, io come un rapace clicco il video laterale. Rapace come Kylian Mbappé. Andiamo.